Intanto grazie per l'invito, io sono Federico Giannini, faccio il giornalista e quando il direttore mi ha chiesto di venire a presentare l'Alzaia di Telemaco Signorini al Museo Remiero di Limite ho accettato praticamente subito per diversi motivi. Uno per un piacevole ricordo personale perché io e Marzio ci siamo conosciuti qua, anzi in verità poco lontano a Montelupo e ricordo una bellissima visita che ha fatto fare a me e a mia moglie Ilaria, che è mia collega e lavora con mia Finestra sull'Arte, una bellissima visita che ci fece fare al Museo Archeologico di Montelupo, seguita poi da un'altrettanto bellissima visita al Museo di Limite. Quindi anche diciamo, ricordando questa bellissima esperienza ho accettato e poi anche perché io amo moltissimo la pittura di Telemaco Signorini, che è un artista che sento molto vicino a me per tanti aspetti, tanti elementi, a cominciare dal suo modo di intendere la vita, ma anche per il fatto che poi lui era un assiduo frequentatore del Levante Ligure e io come lui sono un assiduo frequentatore del Levante Ligure per pure ragioni geografiche, essendo di Carrara e quindi essendo vicino a quelle zone che poi in certo modo secondo me furono anche importanti, fu importante la sua frequentazione di Rio Maggiore in particolare, dopo lo vedremo, per arrivare a questo capolavoro che è l'Alzaia. E quindi di nuovo grazie per questo invito. Dicevo, io faccio il giornalista e quindi quello che vi voglio proporre oggi non è una classica lezione di storia dell'arte, io addirittura avevo previsto di non proiettare neanche immagini, ovvero di raccontare una storia semplicemente tenendo dietro di me l'Alzaia di Telemaco Signorini. Perché quella che voglio raccontare oggi è appunto la storia di questo capolavoro, come è nato questo capolavoro, che cosa c'è dietro questo capolavoro che addirittura è stato definito uno dei capolavori, dei grandi capolavori dell'Ottocento europeo, perché qui siamo addirittura una decina d'anni prima dell'impressionismo, siamo in una fase della pittura di macchia sperimentale. Ci troviamo in un momento in cui, e poi lo vedremo, gli artisti scoprono l'arte giapponese che proprio in quegli anni stava cominciando ad arrivare in Europa dopo che il Giappone aveva cominciato ad aprirsi all'Occidente. Come tutti sappiamo, il Giappone è stato per secoli chiuso in un isolamento volontario e a partire dagli anni 60 e l'Ottocento ha cominciato ad aprirsi all'Occidente e uno dei risultati di questa apertura è stato l'arrivo in Europa delle stampe degli artisti giapponesi, Hiroshige su tutti, e Telemaco Signorini fu uno dei primi artisti, penso addirittura il primo in Italia, a rimanere affascinato da queste nuove forme d'arte che venivano dall'Oriente. Quindi qua c'è davvero gran parte dell'Ottocento europeo, questo è un capolavoro importante ed è interessante sapere che questa opera così fondamentale per la storia dell'arte è nata proprio a pochi passi da qua. La Signorini del resto frequentava Limite, lo sappiamo perché abbiamo anche, lo citavamo prima e c'è anche nelle riproduzioni che ho visto passare nelle slide, ha realizzato un dipinto in cui c'è una veduta di Limite sull'Arno ed è impressionante vedere come rispetto ad allora poco sia cambiato. E poi comunque ecco, questo ci dà anche un'idea della bellezza di queste terre. Io ho accettato molto volentieri questo invito anche perché mi piace moltissimo questa zona della Toscana, poco conosciuta ma che ha tantissimo da dare, quindi anche per questo motivo ho accettato di buon grado di essere qui oggi pomeriggio a raccontare la storia dell'Alzaia di Signorini. Ora intanto che cosa vediamo in questo dipinto? È un dipinto molto particolare intanto, un dipinto diverso rispetto a tanti altri dipinti dell'epoca che pure raccontano la fatica del lavoro, che raccontano la durezza della vita del tempo, soprattutto se si nasceva in certi contesti. Qui vediamo cinque alzaioli
non serve che io spieghi che cosa siano gli alzaioli a voi di Limite sull'Arno, ma magari visto che stiamo andando su internet lo diciamo anche a beneficio di chi non è della zona che potrebbe vedere questo video. Gli alzaioli erano gli addetti all'alzaia. L'alzaia è il termine con cui si identificava la fune attraverso la quale venivano trascinate le imbarcazioni controcorrente affinché potessero risalire il fiume. Qui vediamo cinque alzaioli che stanno appunto trascinando una barca che non vediamo perché Telemaco Signorini ha deciso scientemente, deliberatamente, volontariamente di non farla entrare in questa inquadratura che direi ha un taglio quasi, diremmo oggi, fotografico. Questa è anche una ulteriore innovazione di cui poi diremo meglio. Abbiamo i cinque alzaioli che stanno trascinando appunto la nostra, giro così almeno vedo meglio, la loro imbarcazione. Davanti a loro vediamo tre figure, vediamo un cane, lo si vede a malapena perché è coperto dall'ombra dei primi alzaioli, e davanti a loro ci sono due personaggi, un signore vestito elegante, con addirittura un cilindro che secondo alcuni storici dell'arte è addirittura grottesco perché lo vedete ha una forma eccessivamente allungata, è quasi che Telemaco Signorini allungando la forma di questo cappello abbia voluto ulteriormente, non lo sappiamo, però diciamo possiamo leggere anche in questo modo, caricare questa figura, che porta con sé una bambina, anche lei vestita di tutto punto, e girano le spalle agli alzaioli, mentre invece il cane guarda verso di loro. Sullo sfondo c'è la città di Firenze, perché secondo coloro che hanno cercato di individuare la localizzazione di questo dipinto, la scena dovrebbe svolgersi appunto a Firenze nei pressi del parco delle Cascine. Il formato scelto da Signorini è un formato fortemente orizzontale, ricorda quello delle predelle delle opere quattrocentesche, uno dei capisaldi dell'arte dei macchiaioli e in particolare di Signorini è appunto la rilettura e direi tra virgolette la attualizzazione del grande Quattrocento italiano, e lui questa operazione in questo caso la fa subito scegliendo questo tipo di formato. Il punto di vista è molto ribassato, addirittura il fiume lo vediamo a malapena, quasi non lo vediamo, vediamo soltanto un grande cielo azzurro, vediamo questa distesa di sabbia, vediamo queste ombre piene che quasi diciamo mangiano quello che hanno attorno, e vediamo soprattutto questi uomini nella penombra visti di schiena mentre trascinano questa imbarcazione lungo il fiume per portarla evidentemente verso Firenze facendo sì che risalga la corrente. Conosciamo la data esatta di questo dipinto perché nel 1892 Signorini scrisse una lettera all'allora presidente di Belle Arti, una lettera peraltro molto utile per ricostruire la biografia di Signorini sino a quel punto, dove lui appunto ci offre la data di questo quadro, dice: nel 1864 feci un quadro dei miei più grandi, perché è largo quasi 2 metri, 1,70 m, con molte figure, quasi al vero, che tirano una barca contro la corrente dell'Arno, l'alzaia. Quindi l'alzaia è proprio il titolo che Signorini sceglie per il suo dipinto. Il dipinto fu acquistato dall'Accademia di Belle Arti di Firenze l'anno successivo, nel 1865, anzi no scusate, fu acquistato dalla Fratellanza Artigiana, un'associazione che promuoveva l'arte, e fu esposto 3 volte nel giro di una decina di anni. Fu esposto l'anno dopo la realizzazione proprio all'Accademia di Firenze, fu esposto poi nel 1873 a Vienna, dove peraltro ottenne anche una medaglia, e poi nel 1874 fu esposto, mi sembra, a Torino. E poi per 130 anni circa di questo dipinto non si seppe più niente, perché fu acquistato dopo l'esposizione, l'ultima esposizione, finì in collezioni private, di questo dipinto addirittura si perse la memoria, perché non esistevano le produzioni, non esistevano menzioni in cataloghi, in pubblicazioni e quant'altro. Soltanto chi l'aveva visto conservava la memoria di questo dipinto,
E poi naturalmente se ne è parlato tanto, perché poi, come vedremo nei giornali dell'epoca, ci fu una polemica tra un pittore, Guglielmo Stella, e lo stesso Signorini che replicò. Ci fu una polemica giornalistica a distanza tra i due, e lo vedremo bene. Dicevo, di questo dipinto non si seppe più niente per più di un centinaio di anni, e ricomparve sul mercato nel 2003, quando andò in asta da Sotheby's in Inghilterra e fu acquistato per 3 milioni e mezzo di euro. E credo che poi, tra l'altro, la persona che lo acquistò all'epoca l'abbia poi rivenduto, ma non vorrei dire un'inesattezza, quindi fermiamoci a questa notizia del fatto che fu venduto nel 2003 in asta da Sotheby's a 3 milioni e mezzo di euro. Fu una scoperta clamorosa. Io mi sono segnato anche da qualche parte qua il modo in cui Sotheby's, nel catalogo ufficiale dell'asta dell'esposizione, appunto descriveva il dipinto, raccontava questo dipinto fondamentale, veniva definito un capolavoro, un'opera, insomma, di tutti all'epoca si erano accorti che quest'opera era un'opera fondamentale. Naturalmente poi il collezionista, la persona che acquistò quest'opera, la condivise, è stata esposta più volte in occasioni di rassegne espositive, ne ricordiamo due in particolare. Nel 2009, alla grande mostra monografica che si tenne a Padova, dedicata proprio a Telemaco Signorini, e poi l'ultima volta che il pubblico ha potuto vedere quest'opera è stato 2 anni fa, alla grande, nel 2019, quindi 3 anni fa in realtà, alla grande mostra sull'Ottocento a Forlì, dove di nuovo veniva presentata come uno dei capolavori fondamentali. Quindi dipinto riscoperto sostanzialmente di recente, nel 2003. Ecco, e questo dipinto è, direi, fondamentale, l'abbiamo descritto, quindi è fondamentale soprattutto per 3 aspetti che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto c'è l'aspetto tecnico, quindi la pittura, la cosiddetta pittura di macchia. Chi leggerà i libri di storia dell'arte su Signorini vedrà scritto praticamente ovunque che qua ci troviamo in una fase in cui l'artista cerca un po' di superare la pittura di macchia, la pittura che veniva definita al tempo con termine spregiativo macchiaiola, l'epoca spregiativo che oggi è diventato il termine di riferimento con cui si identifica questa corrente, questo movimento di artisti sorto negli anni 50 dell'Ottocento a Firenze, una 20ina d'anni prima degli impressionisti, nonostante le tante differenze che separano i macchiaioli dagli impressionisti, però ecco alcune basi comuni si possono individuare. Prima tra tutte il fatto che entrambi i movimenti, quello dei macchiaioli e quello degli impressionisti, per essere identificati anche oggi, per identificarli anche oggi usiamo i termini con cui all'epoca lì si voleva in qualche modo screditare, quindi macchiaioli da una parte e impressionisti dall'altra, erano entrambi termini considerati spregiativi, entrambi affibbiati dalla critica, che fu molto dura nei confronti dei macchiaioli e fu molto dura anche nel caso dell'Alzaia, e naturalmente fu molto dura anche nei confronti degli impressionisti. Quindi in questo caso i cliché degli artisti geniali che inizialmente non vengono compresi, in parte lì, oggi invece succede l'esatto contrario, oggi invece si tende a parlare bene di tutto. È molto più difficile trovare stroncature veramente pesanti, oggi si tende un po' ad appiattire. E che cos'è la pittura di macchia? La pittura di macchia, la pittura macchiaiola, è una pittura che cerca di indagare la realtà. Ve la faccio un pochino breve perché magari anche un po' banalizzando, però vi dicevo appunto, non voglio fare una lezione di storia d'arte, voglio anzi raccontare una storia, però comunque secondo me è interessante anche approfondire un attimo questo aspetto tecnico, perché è uno dei motivi per cui questo dipinto è considerato un grande capolavoro. La pittura di macchia è una pittura sorta, come vi dicevo, negli anni 50 e 800 a Firenze, e si prefiggeva l'obiettivo di indagare la realtà in maniera diversa, ovvero per come l'occhio la percepisce. Fino a quel momento la pittura
che andava, la pittura ufficiale, la pittura in qualche modo anche più spinta a livello di mercato, a livello di accademia, la pittura che si insegnava era una pittura storica completamente diversa da questa, una pittura molto pulita, una pittura molto levigata, una pittura anche molto rassicurante, tant'è vero che i critici che poi si scagliarono contro questo dipinto, in particolare Guglielmo Stella, che scriveva sulla stampa nel momento in cui l'opera veniva esposta nel 74, e Guglielmo Stella era un artista che faceva proprio questo tipo di pittura. Se voi andate su internet, cercate le opere di Guglielmo Stella, vedete questi interni domestici molto rassicuranti di gente magari anche povera, come potevano esserlo gli alzaioli di Signorini, però qui si vede proprio la fatica, e Signorini cerca di coinvolgerci a livello intellettuale, invece dall'altra parte erano scenette rassicuranti, un marito e una moglie davanti a un camino, delle persone al lavoro, ma senza la carica di denuncia che aveva questo importante dipinto di Signorini, che è un'opera potente, ma non è sentimentale come lo era la pittura realista, la pittura accademica del tempo, come potrà essere quella di un Guglielmo Stella, che criticò appunto il nostro Telemaco Signorini. E la pittura di macchia si ottiene, perché si chiama pittura di macchia, perché gli artisti dipingevano attraverso delle campiture di colore molto uniformi che venivano giustapposte poi per creare le figure, e lo vediamo soprattutto nel Signorini molto giovane, nel Signorini esordiente in qualche modo. Signorini peraltro, quando dipingeva l'alzaia, era molto giovane, aveva 29 anni, ma aveva già avuto alle sue spalle un percorso veramente importante, perché a soli 29 anni lui aveva già fatto l'accademia, aveva già condotto le prime sperimentazioni sulla macchia, era già stato a Parigi, uno dei primi macchiaioli a recarsi a Parigi per vedere le novità del tempo. Fattori ci sarebbe andato una decina d'anni dopo Signorini a Parigi. E è un artista che quindi ha già una certa esperienza nonostante l'età molto giovane. E qui siamo già in una seconda fase della sua pittura di macchia, ovvero è una pittura che cerca di mediare in qualche modo, di andare oltre quella più sperimentale della prima fase della sua carriera, lo si vede perfettamente, c'è uno stacco, e si cerca di andare verso una pittura che in qualche modo coniughi la macchia con il naturalismo di matrice francese che aveva conosciuto appunto pochi anni prima durante il suo soggiorno a Parigi. Addirittura durante la polemica del 74 Signorini fu accostato a Gustave Courbet, non soltanto per la parte tecnica della pittura, ma anche per i temi che i due affrontavano. Signorini replicò a Stella dicendo che se questo signore aveva visto dei dipinti di Courbet, in realtà non ci aveva capito niente, perché diceva: io con Courbet non ho assolutamente niente a che spartire. Lui pensava naturalmente al piano tecnico, perché la pittura di Signorini è molto diversa rispetto a quella di Courbet, però ci sono degli elementi che in qualche modo li accomunano, a cominciare dal fatto che entrambi erano visti come artisti molto provocatori, entrambi facevano questa denuncia sociale molto, molto spinta, e quindi c'era una sorta, diciamo, di comunanza, di visione comune tra Courbet e Signorini. Signorini aveva avuto modo di conoscere le opere di Courbet proprio, appunto, dicevo, a Parigi. E naturalmente poi dopo Signorini sarebbe stato riconosciuto anche da questo punto di vista come uno dei grandi innovatori. Qui per esempio ho riportato, per dare l'idea di come già nel 1898, quindi con Signorini ancora in vita, perché Signorini muore nel 1901, quindi 3 anni prima che Signorini morisse, Vittorio Pica, uno dei più grandi critici d'arte del tempo, scriveva questo di Signorini: non credo che vi sia stato in Italia in questa metà di secolo altro artista che abbia combattuto il tradizionalismo accademico, il convenzionale insegnamento ufficiale e le bottegaie abilità dell'arte leziosa e piacente
con maggiore costanza, con più completo disinteresse, con più vivace arditezza di Telemaco Signorini. L'intera esistenza di questo valoroso pittore acquafortista toscano, il quale serve ancora, malgrado i suoi 63 anni, tutta la baldanza battagliera degli anni giovanili, non è stata infatti che un'assidua aspirazione verso i nuovi orizzonti schiusi alla pittura dell'età moderna e una lotta fierissima contro ogni sorta di reazionari dell'arte. Per avere ragione sui quali la penna disinvolta e arguta e la lingua fiorentinamente mordace gli sono spesso servite non meno del pennello sapiente e sagace, perché ovviamente Signorini non soltanto dipingeva, ma come abbiamo intuito dal racconto di questa polemica che ci fu tra lui e Guglielmo Stella, lui scriveva anche, e quando scriveva, vi assicuro, e dopo vi leggerò un brano veramente molto simpatico di Signorini, quando scriveva era una persona che non le mandava davvero a dire. E Picca riconosce che i macchiaioli rifiutano l'arte tradizionale che era basata sull'importanza in qualche modo del disegno, non che i macchiaioli rifiutino il disegno, perché c'è un disegno, soprattutto in Giovanni Fattore, il disegno ha una valenza estremamente significativa, ma lo stesso vale anche per Signorini, anzi sono veramente tantissimi i disegni che Signorini ci ha lasciato, ogni tanto vanno anche in asta e li si porta via anche con poca spesa, i disegni di Signorini ogni tanto si trovano e con poche centinaia di euro spesso si possono portare a casa disegni di Signorini molto, molto interessanti nella vasta mole di disegni che ci ha lasciato. Ecco, però una delle evoluzioni è il fatto, rispetto comunque alla tradizione, il fatto che i macchiaioli volevano concentrarsi sul colore steso in quelle larghe campiture che danno proprio il nome al movimento con cui ancora oggi sono. Quindi abbiamo parlato delle novità tecniche della macchia, veniamo ora al secondo punto per cui questo dipinto è un grande capolavoro, ovvero i contenuti, il contenuto sociale, il contenuto di denuncia. E qui mi piace raccontare una storia nella storia, nel senso che, come vi dicevo all'inizio, io sento grande comunanza con questo artista perché frequentava un po' gli stessi luoghi che frequento io. E mi piace pensare al fatto che Signorini cominciò a percepire, naturalmente non è una cosa che si sa, però mi piace pensarlo, che Signorini cominciò a percepire questa sua vicinanza agli umili durante il suo primo viaggio, il suo primo soggiorno a Rio Maggiore. Il suo primo soggiorno in Rio Maggiore, data il 1860, Signorini aveva 25 anni e si recò in Liguria assieme ad altri due colleghi, uno era Cristiano Banti, l'altro mi pare fosse Vincenzo Cabianca, comunque due grandi, altri grandi pittori macchiaioli. Lui fa questo viaggio perché da molti anni già sperimentava la macchia e da molti anni già stanco in qualche modo di un'accademia che costringeva gli artisti a dipingere al chiuso. Lui, sull'esempio dei pittori francesi, vuole andare a dipingere all'aperto e lo fa. E decide di recarsi a Rio Maggiore, il primo borgo delle Cinque Terre, per trovare in qualche modo nuove fonti di ispirazione, per trovare anche dei paesaggi che nessuno aveva mai esplorato, almeno dal punto di vista artistico, prima di allora. Naturalmente lui non voleva le cose facili, non voleva il Golfo dei Poeti, che era molto più facile da raggiungere, che aveva già una tradizione letteraria, pensiamo a Byron, pensiamo a Shelley, pensiamo a Lawrence. Lui dice, io non voglio andare sul Golfo dei Poeti, voglio andare a scoprire Rio Maggiore perché nessuno c'è mai stato, e si capisce perché, all'epoca Rio Maggiore si poteva raggiungere soltanto o in barco a piedi. Anche oggi comunque non che sia molto semplice raggiungere Rio Maggiore, soprattutto per chi ci vuole andare in automobile. E poi dopo una quindicina d'anni, nel 1800 mi pare 75, giù di lì sarebbe arrivata la ferrovia, quindi gli spostamenti sarebbero diventati molto, molto più semplici. E Signorini continuò a recarsi comunque con molta frequenza a Rio Maggiore fino agli anni 90. Anzi, tra gli anni 80 e gli anni 90 si concentra proprio la maggior parte delle opere di Rio Maggiore che ci ha lasciati. E è simpatico il fatto che, peraltro, il mezzo privilegiato, il treno con cui arrivare allora a Rio Maggiore, è lo stesso mezzo privilegiato a cui si arriva oggi, per indicare proprio l'asperità
del paesaggio. Ecco, però nel 1860 ci si arrivava soltanto o a piedi o in barca. Signorini scopre il Rio Maggiore quasi per caso. Si trova a Biassa, quindi in questo paese poco sopra La Spezia, e incontra alcune donne del luogo e chiede di farsi indicare dove si trova il mare. Riceve l'indicazione, arriva al santuario di Montenero e da lì poi scende e arriva a Rio Maggiore. Ecco, la scoperta di Rio Maggiore, diciamo, fu molto traumatica, per così dire, per Rio Maggiore, perché scopriva allora nel 1800 un paese isolato, e quindi un paese che lui vedeva, lui che veniva da Firenze, frequentava anche il bel mondo di Firenze, perché Signorini, ecco, non so se lo abbiamo detto, era figlio a sua volta di un artista, di Giovanni Signorini, molto ben introdotto negli ambienti artistici del tempo. Il padre è stato un grande pittore, un importante pittore di paesaggio, e Signorini mosse i primi passi con lui. Il padre Giovanni Signorini fu un pittore di paesaggio che conobbe anche diverse fasi nella sua pittura. Non fu un pittore, come dire, che decise di rimanere sempre fedele a se stesso. Le sue opere cambiano nel corso del tempo, e sempre nel 2019 peraltro ci fu una mostra a Firenze, a Palazzo Antinori, dove appunto i primi dipinti di paesaggio di Telemaco venivano posti in qualche modo a confronto con quelli di suo padre Giovanni, oltre che con quelli dei pittori del tempo, Panerai, Gelati e quanti altri. Quindi Signorini veniva da un contesto che era completamente diverso naturalmente rispetto a quello di Rio Maggiore. Lui era un cittadino, lui veniva da una famiglia, diciamo, che stava bene, era ben introdotto, ripeto, nei circoli del tempo, e arriva in un paese quasi di selvaggi in qualche modo, così ce lo descrive lui. Ora vi leggo un brano, anche perché è interessante. Questi sono i diari di Signorini, e lui ci ha lasciato veramente tanti scritti su Rio Maggiore, oltre che tanti disegni di Rio Maggiore, ed è interessante, uno, per capire come era all'epoca questo paese, due, per avere un'idea della penna di questo grandissimo artista intellettuale. Signorini, Telemaco si reca a Rio Maggiore d'estate e dice che sotto un sole tropicale, prima c'è tutta la descrizione del viaggio, quindi questi arrivano affaticati, sudati, trafelati, con la loro attrezzatura, perché naturalmente l'idea era quella di fermarsi a dipingere. Ora non le leggeremo perché non abbiamo tempo, ma sono anche molto interessanti, molto simpatiche e in certi casi anche molto toccanti le descrizioni che lui fa delle persone, dei paesani che lo vedono dipingere, no? La ragazzina che gli fa il ritratto e molto ingenuamente posa per lui, molto ingenuamente gli chiede quanto gli deve per aver posato, e alcuni episodi così. Quindi questi arrivano a Rio Maggiore più trafelati, e dice Signorini: sotto un sole tropicale si scese una scala tra pergolati bassissimi di vigne che appena giungevano all'altezza dei nostri ginocchi, indolenziti per quell'eterno scendere, perché dal santuario a Rio Maggiore la strada, vi assicuro, che è lunga. Enormi grappoli d'uva sempre bianca toccavano quasi quella terra ardente e sassosa. E poi dice, con grande sarcasmo: i primi tre corsari achei che secoli indietro scesero fra queste scogliere e vi piantarono Rio Maggiore non dovevano avere spaventato più di noi i pochi pastori erranti che vi trovarono, di quello che si spaventassero alle nostre domande i primi abitanti ai quali ci indirizzammo. Cosicché, affranti dalla sete e dalla fame, sostenuti solo dal grande entusiasmo dell'arte, davanti a così straordinaria natura, non si ebbe neppure il refrigerio di un bicchiere d'acqua né di un morso di pane. Quindi immaginatevi questi tre pittori fiorentini vestiti di tutto punto, con i loro pennelli, con i loro taccuini, con la loro attrezzatura, che arrivano in questo paese di persone diffidenti, e venendo io da lì vi assicuro che la diffidenza rispetto ad allora si fosse un po' migliorata, non è che sia tanto cambiata, cioè c'è un po' il cliché del ligure diffidente, e addirittura non ottengono neppure un bicchiere d'acqua o un tozzo di pane. Ma non è tutto, perché poi Signorini continua la sua descrizione. Dice: il rio, che è quello che poi dà il nome al paese, che giù dalla valle precipitando al mare percorre il paese, era bordeggiato allora più che da case da orride spelonche dalle quali pioveva nel rio ogni sorta di sozzure, il puzzo dell'escremento umano soffocante, non una bottega, non un abitante
che alla nostra vista non si rintanasse. E noi, tra quelle nere sozze tane, tra quel precipizio di volte e di scale puzzolenti, scendemmo alla stretta gola dello scalo alla marina. E qui, dopo la discesa, diciamo, nell'abisso, c'è l'epifania, c'è la catarsi in qualche modo. Là, cioè davanti al mare, quando chi è stato a Rio Maggiore lo sa, si percorre la via principale, tra case strette il mare non si vede, si arriva alla marina, si vede il paesaggio. Dice: signorini, là si ebbe il risveglio più voluttuoso di tutti i nostri sensi, la nostra vista uscita dalle tenebre spaziò negli infiniti azzurri di quelle profondità smeraldine. L'olfatto si inebriò di quel salso penetrante odore marino, l'udito gioì del suono solenne dell'onda vittoriosa. Calmato il nostro entusiasmo, poca forza pensa al ritorno, solo quindi loro si inebriano di questa vista e poi ritornano dove alloggiavano. Quindi questo è per dare un'idea di come fosse anche in qualche modo tagliente, no, la penna di Telemaco Signorini. Quindi lui scopre questa umanità molto particolare con la quale forse prima d'allora, non so se avesse avuto a che fare, magari nelle campagne fiorentine sì, ma non ai livelli di diffidenza che lui descrive a Rio Maggiore, perché insomma lui si percepisce lo stupore che ha nell'incontrare queste persone che nel 1860 erano in qualche modo rimaste un po' ai margini della civiltà. E poi naturalmente nei diari che continua a tenere, lui ci dà anche l'idea di una sorta, non dico evoluzione, ma di, come dire, prosecuzione della vita nel borgo con il passare degli anni e quindi con l'arrivo della modernità anche da quelle parti. È molto, molto bello il diario di Rio Maggiore. E quindi ho fatto questo collegamento forse anche troppo lungo per dire che secondo me lui qui ha proprio la rivelazione di cosa voglia dire avere a che fare con una umanità completamente diversa rispetto a quella che aveva conosciuto nel suo ambiente sostanzialmente, e quindi forse anche questo episodio contribuì a fargli sentire questa grande vicinanza agli ultimi che poi si riflette in questa opera, in questa opera così, così importante. E, perché la cosa bella di Signorini è che lui non è uno di quegli artisti che guardano questo mondo con distacco, non è il borghese per il quale il mondo degli umili rappresenta un divertissement, no? Per esempio la signora che va a fare, non so, il safari in Africa e così. Per lui, ecco, il mondo degli umili è un qualcosa a cui sentirsi molto vicino, tant'è vero che lui a Rio Maggiore lui quasi si confonde in mezzo alla gente. Lui non è l'artista che lavora distaccato senza avere a che fare con le persone del luogo, no, lui quasi si mescola agli abitanti, lui conosce, fa conoscenza, viene ospitato, lui quindi sente questa comunanza, questo per dire che dobbiamo sentire, dobbiamo avvertire questo dipinto come un dipinto estremamente, estremamente sincero. E lo stesso lui fa a Rio Maggiore, la storica dell'arte Marzia Ratti dice che la sua pittura, la pittura che Signorini produce in Liguria, non è soltanto una pittura di paesaggio, ma è, cito, un'osservazione scrupolosa e curiosa di tutto l'ambiente naturale e sociale di Rio Maggiore, nel cui metodo si riconosce la matrice del naturalismo scientifico neogen in Francia proprio negli stessi decenni. Naturalmente Signorini era cresciuto in una Firenze in cui la cultura francese era ben nota, lui era un accanito, un avido lettore di Proudhon, come detto prima aveva viaggiato in Francia, avrebbe rispetto a Rio Maggiore sarebbe andato l'anno dopo rispetto all'Alzaia, tre anni prima, ed era un attento indagatore della realtà, quindi un fautore di una pittura attraversata non soltanto da una vena naturalistica ma anche da una vena sociale veramente importante. È importante, ecco, una breve menzione su Proudhon, perché questo filosofo francese che di cui tutti abbiamo sentito parlare nelle sue opere aveva parlato in maniera sostanziale di giustizia sociale, di uguaglianza, dei problemi legati all'emarginazione, insomma tutti i temi che Signorini affronta in questo dipinto importante. E qui, ecco, è interessante citare una lettera
che Signorini invia nel 1868 a Vincenzo Cabianca, dove dice: «Leggo Proudhon, della giustizia. Mi piace moltissimo. Mi viene fatto spesso di riflettere al torto che ebbi di non leggerlo prima d'ora, e se pare che se un uomo non acquista il senso della rettitudine dopo aver letto questo autore, vuol dire che in sé non vi è mai stato neppure il germe di galantuomo». Lo scritto a cui Signorini fa riferimento si intitola «De la justice, non la révolution» e «Don l'église». Signorini già da molto giovane comincia a leggere Proudhon, già dal 1855, lo sappiamo perché abbiamo le testimonianze con le date. Appunto quest'arte di denuncia era anche un riflesso di quelle letture. Addirittura lui dice che, diciamo, chi legge Proudhon e non ne rimane colpito vuol dire che in sé non ha neppure il germe del galantuomo, frase forte per dare un'idea di quanto Signorini credesse in quelle letture che furono per lui così fondamentali. Letture in cui si parla anche di arte, perché per Proudhon era importante, diceva, dipingere gli uomini nella sincerità della loro natura e delle loro abitudini nei loro lavori, nel compimento delle loro funzioni civili e domestiche. Ora, naturalmente, il fatto di dipingere gli umili al lavoro non era una novità. C'era già stato chi ci aveva in qualche modo già pensato. E qui vorrei citare un dipinto, non mi pare che ci sia, no, non c'è, e vabbè, comunque insomma non ve lo descrivo nei dettagli, però giusto per dare un'idea, nel 1852 un altro grande toscano, Nino Costa, dipinge uno dei capolavori fondanti del paesaggio moderno in Italia. Lo scrivo brevemente: Lazio, quindi siamo in Toscana, siamo nel Lazio, ci sono delle donne che raccolgono della legna sul fiume. È un paesaggio importante, ma non ha, dove vediamo appunto delle persone al lavoro, anche gravate da un certo carico, perché raccogliere legna sul litorale non era proprio la cosa più facile e più agevole e più comoda del mondo, però non c'è ancora quel carico di denuncia che sarebbe arrivato qua. E ancora vediamo proprio come si esprime questa denuncia, perché è molto interessante. Allora, intanto una cosa molto interessante, che trovo molto interessante in questo dipinto, è il fatto che noi non vediamo le espressioni dei personaggi, non vediamo gli alzaioli, non vediamo la fatica impressa sui loro volti. Cioè Signorini cerca di evitare qualsiasi elemento vernacolare, qualsiasi elemento quotidiano, perché, come vi dicevo prima, lui vuole che noi siamo intellettualmente coinvolti in questo, nella scena che stiamo osservando. E quindi vuole che in qualche modo noi ci immaginiamo l'espressione di questi personaggi. Ed è un mezzo molto più potente che non presentarcela così com'è. Li vediamo di schiena e possiamo soltanto immaginare qual è la fatica nei loro volti. Però c'è un personaggio, questo, che ci dà qualche indicazione in più. Vedete, ha la mano poggiata sul volto. È un gesto che potrebbe essere letto in due modi, ovvero potrebbe essere tranquillamente, anzi lo è, perché alla fine quello è, il gesto di un uomo spossato che semplicemente si sta asciugando il sudore dalla fronte, ma potrebbe essere letto anche come, così idealmente, come un gesto di disperazione. Pensate a questi poveri alzaioli, alla fatica che dovevano fare per poco. Ci sono poi altri elementi. È bella la contrapposizione tra il cane e due personaggi di fianco. Cioè il cane che guarda verso di loro, abbaia, in qualche modo è consapevole, conscio della loro presenza. È quasi come a dire che la condizione di questi alzaioli è simile a quella del cane. Ed è quasi come a dire che il cane prova più compassione nei loro confronti, prova più immedesimazione, compassione non è un termine che non mi piace, prova più empatia nei loro confronti rispetto agli altri due personaggi che invece volgono loro le spalle, quasi con disprezzo, quasi che quel personaggio abbigliato in maniera elegante in qualche modo non voglia vedere la fatica, non voglia farla vedere alla figlia, insomma voglia far finta che non esista la scena che si sta svolgendo alle sue spalle.
E proprio questi contenuti erano stati al centro della polemica che c'era stata tra Guglielmo Stella e Signorini. Abbiamo in parte parlato prima. Guglielmo Stella contestava a Signorini poi non soltanto quindi la parte tecnica, la parte realizzativa. Guglielmo Stella faceva una pittura completamente diversa rispetto a quella di Signorini, ma li contestava in qualche modo anche il contenuto. Guglielmo Stella descrive quest'opera in questi termini: si trattava di un soggetto alla Courbet e alla Victor Hugo degli ultimi tempi. Ecco, ricordiamo che pochi anni prima, mi pare nel 1861-62, non ricordo bene, comunque insomma in quel turno d'anni uscivano I Miserabili di Victor Hugo, quindi forse anche un'altra lettura che può aver ispirato alcune opere del tempo di Signorini. Quattro uomini seminudi tirano ciò che nel Veneto si chiama l'alzana, sostituiscono cioè i cavalli nel tirare una barca. Sono quattro brutti individui che si raccomandano poco, ma che stringono il cuore. Quindi in qualche modo fraintende anche la lettura, cioè non dovevano stringere il cuore, dovevano chiamare il riguardante a una sorta di partecipazione intellettuale, più ancora che emotiva. È un po' un fraintendimento questo di Guglielmo Stella. Nessuna espressione delle teste, cioè il fatto che non si veda l'espressione, che appaiono addirittura l'unico girato verso lui appaia quasi inespressivo, per Stella è un difetto. Nessuna rivelazione del pensiero in quelle quattro persone cadute ben basso dal lato materiale. Da lungi, per amor dei contrasti, un servitore in livrea conduce un bambino di gran signore a spasso, mentre il cane aristocratico, come gli dà questa lettura, abbaia ai tiratori di barca. Si può anche dare questa lettura, ovvero il cane in qualche modo insolentito, infastidito dalla presenza di questi alzarioli che abbaia a loro contro. In realtà non sappiamo bene, cioè, quale sia in definitiva il ruolo del cane. E per Guglielmo Stella quest'opera dei Signorini non è nient'altro che una specie di gioco di destrezza. Così la chiama, anche se comunque in qualche modo ne coglie la novità, dice lo storico dell'arte di questo saggio, Vincenzo Farinella, perché comunque a un certo punto Stella riconosce che le finezze artistiche vi sono trascurate non poco e regna sovrano l'indefinito, dai primi piani agli ultimi piani, specialmente il servitore, trova il difetto, il servitore pecca terribilmente, mi parte, cioè il signore vestito elegantemente con il cilindro. E è interessante notare che dice Farinella appunto in questo saggio che questa critica, questa polemica, questo attacco che viene condotto da Stella nei confronti di Signorini era pericoloso perché diciamo in qualche modo esaltava la tradizione fiorentina alla quale invece Signorini voleva rifarsi, quella del 400, a cominciare dalla scelta del formato, naturalmente. La storia ha dimostrato che aveva ragione Signorini, che poi tra l'altro risponde dicendo in modo molto sarcastico, risponde a un altro giornale, Stella scriveva sulla Stampa, Signorini scriveva sul Rinnovatore, un giornale del tempo, dice: se veramente le stelle veneziane perché Guglielmo Stella si firmava con tre stelline ed era, sebbene nato a Milano, ha vissuto la gran parte della sua vita a Venezia, quindi possiamo essere veneziano, dice, se veramente le stelle veneziane tanto amano la sincerità ad ammirarla dipinta dagli antichi nostri, quindi si torna alla polemica sul 400 fiorentino, diano esempio di esercitarla dichiarando di aver sentito parlare di un tal Courbet, ma di non averlo mai visto, che se disgraziatamente per loro l'avessero visto davvero, dichiarino allora di non averci capito nulla per aver trovato un'analogia fra l'artista francese e il fiorentino. E poi probabilmente la polemica va avanti perché Stella controreplica, Signorini risponde. E ecco, quindi tutto questo per dire che la novità, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della forma tecnica, non viene
compresa e viene attaccata. E poi, ecco, per andare brevi, perché vedo che sono già passati 40 minuti da quando mi erano stati dati 3/4 d'ora, quindi gli ultimi 5 minuti li vorrei dedicare al terzo punto, per cui vado molto brevemente. Per cui quest'opera è così innovativa, ne abbiamo fatto cenno un pochino all'inizio, ovvero la composizione, il rifarsi di quest'opera alle stampe giapponesi del tempo, con questo punto di vista ribassato, con questo taglio molto particolare che trova, appunto, vedete, i suoi precedenti in queste stampe di Hiroshige, che erano di appena 4 anni precedenti, ed è probabile, di 7 anni precedenti, ed è probabile che Signorini in qualche modo le abbia conosciute durante il suo soggiorno a Parigi, e proprio in occasione della mostra che si era tenuta a Padova nel 2009, quindi in questo catalogo, il catalogo di quella mostra, ecco, c'è un lungo approfondimento sul rapporto tra Signorini e l'arte giapponese del tempo, che potrebbe averlo tranquillamente ispirato. Lo vedete, la somiglianza del resto è notevole, vediamo alcuni dettagli, il cagnolino, o peraltro penso che neanche si trovi ad abbaiare, semplicemente pare che stia lì, i due personaggi, l'uomo vestito elegantemente con la bambina insieme a lui. Ecco, qui nell'articolo che citava il direttore Cresci avevo messo anche altre opere per dare un po' conto di come all'epoca si dipingesse il lavoro, in questo caso i venaioli, quindi gli addetti alla raccolta della sabbia lungo l'Arno, e poi con la conclusione con Adolfo Tommasi, che allo stesso modo dipinge gli alzaioli, in realtà non allo stesso modo, perché lui, vedete, fa vedere la barca, il punto di vista è completamente diverso, è frontale, quindi è più tradizionale, e il cane li accompagna, manca quell'elemento di forte denuncia, quindi è un dipinto in qualche modo meno provocatorio rispetto a quello di Signorini. E poi c'è anche un altro dipinto famosissimo di un artista russo, Ilya Riepin, del 1873, che fa vedere gli alzaioli, in quel caso del Volga, che è un altro dipinto di nuovo completamente diverso, perché Riepin, questo artista russo, si concentra proprio sulle espressioni, in quel caso dei personaggi, quasi sfigurando i loro volti, volti veramente devastati, distrutti dalla fatica, quindi un altro modo di fare denuncia sociale. E poi, ecco, la conclusione affidata a questo bel dipinto che oggi si trova nella raccolta dell'Istituto Matteucci di Viareggio, che è specializzato appunto in arte di fine 800, 1900, un cartone con questa bella veduta di limite sull'Arno, che in qualche modo, diciamo, come dicevo, mi piace, perché fa vedere un limite sull'Arno non così diverso rispetto a come lo vediamo oggi. Ecco, io ho voluto raccontare una storia senza, diciamo, fare una lezione, scendendo un po' spesso anche nell'aneddotico, perché secondo me è utile per dare un'idea di chi era non soltanto il pittore, ma anche l'uomo Signorini, e il resto senza avere un minimo di contezza, avere, insomma, qualche base su chi era l'uomo, non si potrebbe comprendere questo grandissimo. Vi ringrazio, poi naturalmente se qualcuno ha qualche domanda rispondo volentieri, mi trattengo per tutte. Grazie mille, grazie davvero. Partito giù, anche viso, insieme, via, vai, vai, vai.